Amici, buonasera a tutti, benvenuti in questa nostra nuova ricetta. Io sono sempre Francesco Balsamo. Io sono Rosy, buonasera a tutti. Siamo qui, benvenuta estate, oggi 21 giugno, primo giorno d'estate. E dire che primo, lo direbbe qualcuno, perché noi non amiamo molto l'estate, vuoi perché per il lavoro che facciamo, vuoi per il caldo, insomma, oggi è iniziata l'estate. Inizio subito col salutare tutti i miei follower, coloro i quali si sono messi all'ascolto in questo momento. Siamo qua, siamo ritornati e a furor di popolo mi viene da dire, perché molti ci hanno chiesto: ma cosa è successo? Non mi vediamo più, ma ricette, ma video. Siamo ritornati, i più attenti sanno. Perfetto, allora, innanzitutto questa sera cosa andiamo a proporre? Allora, questa sera propongo di fare un patè che è adatto sia per fare le bruschette, che d'estate sappiamo benissimo quanto ne mangiamo, e anche un condimento per condire un po' di pasta. Quindi è un patè versatile. Perfetto, patè versatile, anche se non so che significato, pensiamo, mi fido di te, loro lo sanno, noi penso che ci vedano bene, diteci se ci vedete bene, se c'è un po' di luce, c'è un po' di controluce, però dico il cibo si vede, purtroppo ci stiamo attrezzando, lo diciamo sempre, ma piano piano. Allora possiamo già cominciare, scusa se ti interrompo, innanzitutto cala la pasta. Calo la pasta, sì, subito. Noi abbiamo qui il nostro amico Bimbi. Il nostro amico Bimbi che è qua. Andiamo a calare. Allora, noi abbiamo, noi utilizzeremo le conchiglie rigate. Però voi potete usare qualsiasi tipo di pasta. Allora, i minuti sono 12, ma noi la facciamo cucinare 10. Aspettate un attimo, perché mio marito non è che la mette. L'ho solo inserita e arrivederci. È buono. No. Allora, partiamo. 10 allora, minuti. Ingredienti. Andiamo con gli ingredienti. Allora, olive verdi, che io già ho privato del nocciolo all'interno. Tonno, capperi, noci, pomodorini, basilico fresco, aglio, ricotta salata, pane, noi utilizzeremo il pane nero di Castelvetrano, che molti di voi lo conoscono, anche perché ci sono molti clienti che ce lo fanno portare a casa, quindi facciamo una cortesia e basta, che andremo subito a tostare, così ci portiamo avanti. Allora, aspetta un attimo, io per mia abitudine, aspettate, strofino un po' di aglio nel pane. Ok, fai c'è già la griglia accesa per tostarlo. Io sono sempre qua a guardare. Ok, prima cosa, perché così nel frattempo che noi poi faremo il patè, come vogliamo chiamare? Pesto, patè è uguale. Quello io lo metto sulle qui bruschette a grigliare. Perfetto, nel frattempo abbiamo detto che la pasta ha bisogno di 10 minuti di cottura. Quindi in 10 minuti io devo fare tutto. Certo, devi essere molto veloce per fare queste bruschette con il suo relativo patè. E nel frattempo andiamo un attimo a dire che in questo piatto, visto che noi facciamo sempre ricette con i nostri ingredienti della nostra azienda agricola, siete tu, l'avevi saltato. No, vabbè, ho dimenticato l'olio, vabbè, comunque mi devo riabituare fare le dirette, ok? Infatti, olio extravergine d'oliva della nostra azienda agricola e le nostre olive, che vi ricordo sempre, potete avere a casa vostra nei vari formati, nere, verdi, condite, piccanti, schiacciate, denocciolate, e chi più ne ha, più ne metta. Ok, proseguiamo con la ricetta. Innanzitutto dobbiamo preparare i pomodorini, che io già ho preparato, ma vi dico il procedimento. Allora, dobbiamo mettere in una teglia i pomodorini, io lo sto mettendo in una ciotola giusto per farvi capire l'idea, dell'olio abbondante. Abbondiamo, come se non ci fosse un domani. Perché non metteremo altri liquidi quando li andremo a cucinare. Ok. Il pepe. Benissimo.
Nel frattempo per la cottura mancano giù di lì 7 minuti, quindi in 7 minuti devi sbrigarti. Mi sembra di un programma televisivo che quella doveva fare la ricetta in 7 minuti, ma mi metteva l'ansia. E allora c'era il figlio che diceva: mamma, mancano 7 minuti, mancano 6 minuti. E noi facciamo. Vabbè, però sai, io ho imparato tantissimo a cucinare. E noi facciamo sempre pubblicità a tutti. Sì, ma diciamolo pure, noi facciamo pubblicità a tutti. Allora, pomodoro, olio, sale, pepe, qualche foglia di basilico. Perfetto. E qualche spicchio d'aglio intero che tanto poi andremo a togliere. Questo va in forno a 180 gradi barra 200. Non c'erano dubbi. Per circa 10 minuti. Però a forno già preriscaldato, perché altrimenti ci sta un'eternità. Io già li ho cucinati, però questi io poi me li preparo lo stesso. Ci faccio un'altra ricetta. Perché no? Ok. E così si mescola e si mettono in forno. Benissimo, stasera ricetta semplice, siamo abituati alle ricette elaborate, ma buona. Allora, stasera io già le ho cucinate, messe in una terrina di ceramica e già le ho cucinate, quindi dovranno essere appassiti, butteranno il loro liquido e l'olio li farà cucinare e questi li mettiamo da parte. Adesso prepariamo il nostro padè. Sì, mancano 6 minuti. Oh, giustamente ti devo tirare il fiato. Tira il pane, perfetto. No, perché dobbiamo avere bruschette e pasta pronte. Sì, ma vedete, con niente fate un primo e un antipasto. Sì. Anche un ciao, secondo no, però è un antipasto bello corposo. Allora, vabbè, niente, più che con niente in modo veloce, perché niente, qua sopra. No, niente, è 20 euro per le bruschette e per la pasta, ovviamente. Vabbè, dico, molto semplice. Gli ingredienti alla fine, non è che sono poi così no, tanti, abbiamo tonno, noci, tutto mercato, ma infatti ci sono i rincari, solo noi non aumentiamo. Non prendiamo questo tasto, oggi è la ricetta, più là ne parleremo. Allora, olive, scusatemi, io uso le mani, ma è mia abitudine. Vai tranquillo. Tonno, io ne uso una scatoletta piccola. Dateci conferma che si vede, non dico bene perché direi un parolone, ma che dico, si vede, quantomeno si intuisce, perché stasera vedo 2000 luci e mi vedo sfocatissimo. Quindi dateci conferma se siamo passabili. Beh, questa siamo sera un pochettino bianchi, ma fondamentalmente a Mario ancora neanche ci sono andati, quindi tu sei più scuro perché la saluto l'amico Mario Calò che dice stasera leggero. Ah, quindi assolutamente. Perché comunque un patè dal gusto abbastanza deciso, assolutamente, non è così delicato. Quattro allora, e se tu parli, io mi devo fermare. Vai. Allora, olive, tonno, capperi, io ne uso poco perché non mi piacciono, però per la gioia di mio marito li metto, e qualche noce. Sì, perché stiamo trasmettendo da Milano. Saluto l'amico la Benny, dice c'è la nebbia. Sì, trasmettiamo da Milano. Abbiamo un problema con la luce. Sì, più che altro col telefono, quindi dobbiamo andare a comprare immediatamente un dispositivo nuovo, sia luce non che il telefono. Non è il telefono, è la... il piedistallo che ha la luce. Ah, la luce. Si intravede tanto. Purtroppo le temperature del nord sono così, si tempi in nebbia. Noi siamo un po' invidiosi del nord per la temperatura. Okay. Facciamo così. Allora, mettiamo abbondante olio. Io abbondo perché deve essere abbastanza cremoso. Un pochino di peperoncino o pepe, come volete, cosa volete mettere, mettete. Okay. Io il sale non lo metto perché ci sono i capperi, ci sono le olive, c'è il tonno già salato. Le analisi cliniche poi. Anche no. Anche perché poi andremo a condire con la ricotta salata. Evviva la pressione, l'alta pressione. Ma sappi che d'estate la pressione cala. Sì, certo. E noi la teniamo su. Certo, poi con l'anticiclone, qua quanti gradi abbiamo in Sicilia? 40? Vai! Allora, pochi secondi. Vai, pochi secondi. Perfetto. Hai creato questo patè che sembra gustoso, ma lo è sicuro, ma io... No! Non posso assaggiare subito. No, un assaggio nella nebbia. Vediamo se vedono questa oasi nella nebbia. E dai. Ma alla fine l'importante è che ci vedo. Cioè, mangiare. Poco importa. E infatti.
devi mangiare l'importante. Ovviamente. O quantomeno seguire la ricetta. Io frullo un altro poco perché ancora non è abbastanza cremoso. Molto cremoso. Adesso ci siamo. Ci siamo, qua mancano 2 minuti e 13 secondi per la precisione alla discesa della pasta. Alla discesa, che dare all'ascesa. All'ascesa. Vabbè, la pasta è pronta fra 2 minuti precisa. Vera, allora la metto in una ciotolina così ve la faccio vedere. Vi faccio vedere com'è il patè. Perché nel frattempo Mario Calorici ha visto chiulare vicino e la nebbia praticamente. Per gli amici del nord, Ustigliolaro, nonché venditore di stigliola, che la parola stigliola non si può tradurre secondo me. No, ma... Interiora, suona brutto. Queste sono le budella. Sì, street food siciliano. Vabbè, ne approfitto, a Palermo ce ne sono parecchi. Sì, ne approfitto per salutare l'amico Masino Zummo, che ci segue sempre. Aspetta, a proposito di street food, mi è venuto in mente lui. Quindi, Masino, ti salutiamo. Allora, questa è la... consistenza del patè. Ok, dopodiché, per prima cosa, che facciamo? Quella che manca un minuto al per scendere giù la pasta. Giustizia, nel frattempo saluto Maurizio Di Martino, non me ne voglia, l'amico Maurizio Di Martino, sempre presente. Guarda di queste bruschette, caro Maurizio, così ti facciamo rapere. Ubbidito. Vai. Allora, abbiamo tostato il pane, perfetto. Prendiamo un coltello. Sì, stasera non si assaggia perché di no, solito già io... si fa quando è fatto. Ok, anche okay, okay. Perché mi confondi e io già devo stare attenta lì al minuto. Nel frattempo, siccome andiamo avanti con i saluti, saluto la signora Maria Concetta Matranga, sempre presente, che buonasera. Dice che si vede un po' sfocato, ma ha perché ragione. Siamo su Milano per ora, in Lombardia, e abbiamo la nebbia, però... Le fa piacere che ci siamo. Grazie, grazie mille, come vede siamo ritornati. Allora, se stai un attimo in silenzio, sì. Io spiego la ricetta. Assolutamente perché sì. Perché già là ci siamo. Sì, perché 15 secondi. Ok. Dirti a te di scolarla. Non me la sento più. Non me la sento più. Ok. Proprio. Quindi fammi accelerare. Quindi io spalmo il nostro patè. Allora, con circa 200 grammi di olive. È una scatoletta di tonno che sarebbero 80 grammi circa, sì, sì. Qualche noce e qualche cappero, insomma ci fate un bel po' di patè, dico che anche per 6 persone credo che voglia 6 persone e magari. Sì. Io ho usato le olive nere, ma si possono anche utilizzare le olive nere. Le olive nere, ma si possono utilizzare anche le olive nere. Cioè, ok, sì. Non belli. Io ho usato le olive verdi, ma si possono anche utilizzare le olive nere, quindi a vostro piacimento. Ovvio. Allora, dopo che avete spalmato il patè sul pane tostato, adagiate sopra. Stasera Zanichelli se lo ingoiato. Adagiate sopra i pomodorini interi perché sono un po' come si dice? Confitto. Ma dillo. Ma che non si chiamano, no, fatto, oh, ce lo dico, non si chiamano confitti i pomodorini quando vengono fatti in questo modo. Ma correggendo. Tu di Gracco ti sei mangiato? Io ho studiato. Comunque, vabbè, io vado avanti. Ok. Metto pomodori. Qualche pomodorino così per intero, che fa anche scena. Ok. Me ne metto tre. Bella. Non per cosa, ma oggi. Oggi siamo proprio. Accademia della cucina, non della cucina. Ne faccio una perché la pasta la devo andare a scendere velocemente. Ok. E ci grattugio sopra la ricotta salata. Dell'amico Pino Gallina. Dell'amico Pino Gallina. Giagonia, che salutiamo sempre. E ringraziamo sempre. Allora, ok. Che io è buonissima. Avevo lasciato, vabbè, metto questo. Qualche fogliolina di basilico. Quella, stasera siamo da 5 stelle con questa, mamma mia. Pure l'impiattamento la facciamo. Un goccio di olio. Facciamo, fa. Io sono sempre da. Un goccio di olio. La bruschetta è pronta. Facciamo a vedere. Quindi dalla nebbia di Milano esce fuori questa meraviglia. Lo si vede. Alza un poco. No, se più alzo, no, è se più alzo peggio è. Basta, perfetto, la vedete? Benissimo, stupenda. Quindi nel frattempo cosa faccio io? Farcisco le altre e tu scendi la pasta? Se te la senti bene. Ce la faccio benissimo. Ma non usare tutti i pomodorini. Stai serena, vai tranquilla. Aspetta. Allora,
visto che adesso ci sono io da solo, mi prendo la scena e vado a farcire l'altra bruschetta. Mi dispiace per Rosy, ma guardate cosa verrà fuori. Andiamo subito a mettere i pomodorini confit all'interno della nostra bruschetta. Faccio la stessa operazione che ha fatto Rosy. 1, 2 e 3. Guardate che c'è qua. Amore, mi dispiace per te, ma la mia sembra già migliore. Dopodiché andiamo a mettere il patè, no, che era, non c'è pizza niente. Dopo un cambio, ho sbagliato. Lo posso fare al contrario, sì. Guardate che faccio, il patè già c'era messo qua all'inizio, ma noi lo mettiamo così, di lato, mi state facendo confondere. Stai serena. Il patè già c'era e Giorgia aveva detto, no, ma che fai? Il patè c'era e mi ha fatto confondere. Ma metto altre foglioline, sono un imbranato, però la cucina non fa per me, ma io la devo fare ormai. Foglioline. Così, una meraviglia, stupenda, cosa è giusto? Vado a grattugiare sopra la ricotta salata, ok, mamma mia, e vi faccio vedere la mia bruschetta. Guarda, bruschetta. Signori, osservate bene, ora non per cosa, questa è la mia, quella che ho fatto io, e questa è quella che ha fatto Rosy. Votate. Ci mancherebbe. Ok, allora, continuiamo. Metti allora, questo lì primo. Questo lo mettiamo lì perché ora è il turno della pasta. Sì. Allora, come mi voglio avvicinare il fornetto, però se non, non mi voglio bruciare. Sì. Per così vedono bene. Perfetto. Me lo metto qui. Ecco sempre il nostro fornellino da 10 euro. È stasera avvolto dalla nebbia. Vabbè, giusto per siamo in tema. Allora, facciamo una cosa, prendiamo una padella. Vai. E mettiamo l'olio del dei pomodorini. Confit. Confit. Ormai così. Ma ormai così. Non si dice così, ma va bene, ci crediamo. Prendiamo quel che è niente, una meraviglia. Vai. Olio. Ok, scusatemi, ma oggi non so perché mi tremano le mani. Perché è l'emozione. L'emozione è la prima ricetta. No, è la prima ricetta che trasmettiamo dalla Lombardia, quindi giustamente. Allora, mettiamo la pasta. Vai. Io mi sono lasciata un po' di acqua di cottura, casomai mi serve. Prendiamo il nostro patè, un bel po'. Cafurda direbbero i toscani. Vai. Ok. Allora. Perfetto. Mescoliamo. Arriminiamo. Stasera arriminiamo. Andiamo al contrario. In siciliano arriminiamo, in italiano. Mescoliamo. Mescoliamo, bravissimo. Ma vedi che facciamo sempre così, perfetto. Non dico io le parole in siciliano. No, l'amico Mario ci dice a pasta si sfice. No, 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 no. Assolutamente un no. Fortunatamente il bimbi aiuta anche a sì. Questo. Lo traduci, si sfici? Si è stracotta. No, è scotta. È scotta. No, si è stracotta, è scotta. Vabbè, è scotta. Per gli amici del nord, si è stracotta, non lo capiscono poi. Si sfici, stracotta, secondo me. Ma comunque non è successo, quindi okay. Stiamo tranquilli. Allora, dopo che ho messo il nostro patè, metto i pomodorini. Ovviamente sempre confit. Sempre confit, okay. Come diceva. Poi nei commenti ci diranno se ero pazzo o se ho indovinato. Non lo so. Così, io ogni tanto sento un termine e lo butto là. Va bene. A volte va bene. Allora, va bene. Io ne lascio qualcuno perché voglio fare qualche altra bruschetta dopo per i bambini, certo. Quindi non li metto tutti. Fate voi. No, come al solito non diamo delle quantità precise perché comunque è tutto ad occhio. Cioè. Sì, noi siamo quelli dell'occhio praticamente. Sì, non abbiamo mai pesato. Accomodate, va, accomodie. Benissimo. Allora, perché c'è chi piace mangiare molto condito, c'è chi piace mangiare molto con la forchetta. Ha detto condito. Battuta di questa da 4 lire, va. Infelice, okay. Proprio. Perfetto. Comunque dopo che mescoliamo, quindi la pasta, guarda, non è per niente scotta, per niente proprio, anche perché insomma è stata cucinata bene, l'abbiamo cucinata noi infatti, e mettiamo qualche foglia di olivo. Di olivo, sì, qualche foglia di olivo. Di basilico. Io la rompo con insomma, le mani. Sì. E poi aggiungiamo la ricotta salata, come se piovesse. Come se piovesse.
un po' la mettiamo qui, la mescoliamo, e no, poi quando impiattiamo gliela mettiamo sopra. Benissimo, ti posso fare una domanda? Sì. Ma anche penso che è una domanda anche che vogliono fare pure loro. E questa pasta, secondo te, è una pasta che dovrebbero mangiare fredda o calda? Cioè, no, no, perché mi sembra un piatto freddo, non lo so, nel senso, allora, pasta fredda. In realtà si potrebbe fare anche, non è... Secondo io la vedo più sì. Da pasta fredda. Però. Secondo me sì. Sì. Poi sì, dite sì. La vostra. Mi ha detto una buona, sì. Una buona, no, dai. Una nel senso di tante, so, questa è una delle tante. Casera, fateci sapere se è pasta fredda, no, o pasta però pasta fredda secondo preferite. Me va bene, cioè okay. Si può fare. Sì, ovviamente noi prima di assaggiarla faremo passare un'ora e l'intratteremo un'ora, no? No. Ciao, ci... Noi la mangiamo calda, okay. Però poi la potete mangiare anche fredda. Perfetto, allora, la bruschetta li metto di nuovo qua, giusto? Sì. No. Sì, ah, okay. Mangiamo. Niente, scusate. Io non ho detto una giusta, tu ti sei corretta 8 volte. Ma purtroppo è così. Ok, andiamo. Ci sono giornate e giornate. Allora, io ho messo la pasta sul piatto. Vai. Metto un altro po' di ricotta. Ok. Secondo me ci sta proprio campanello. Perfetto. E qualche foglia di... Nel frattempo voglio salutare tutti coloro che si stanno mettendo all'ascolto adesso, ora riepilogheremo il tutto prima della nostra famosissima ormai prova assaggio. Saluto e ringrazio tutti i nostri follower e guarda, beccatevi questo piatto qua. Mi dispiace per la luce, ma vi assicuro che... Sì, qui in via Monte Napoleone stasera fa un po' di nebbia per questo. Però è buonissimo. Perfetto, perfetto. Allora, prova assaggio. Prova assaggio. Allora, riepiloghiamo subito prima di mangiare. Allora, in 30 secondi gliela faccio io. Allora, questa sera abbiamo voluto fare con una fava, abbiamo preso due piccioni, nonché abbiamo fatto delle bruschette e con lo stesso condimento ci abbiamo fatto della pasta, un primo piatto. Giusto perché siamo in tema, sì. Per i rincarichi fai un perfetto. Una cosa. Infatti, per... giusto perché ci sono questi ricarichi folli, ormai i rincarichi non si capisce più niente. Quindi nel frattempo permettimi un attimo di salutare l'amico, nonché la mente dell'azienda Balsamo Francesco, Gianfranco Lo Piccolo, che si è appena connesso adesso. Stavo proprio spiegando il piatto. E allora, i piatti, stasera sono due. Allora, noi cosa abbiamo fatto? Partiamo subito con la bruschetta. Condimento: Rosy ha preparato un patè con tonno, olive, noci, capperi, sale, pepe ed il nostro olio d'oliva. Il sale non l'abbiamo messo. Il sale non l'abbiamo messo, ragione. Abbiamo concluso con il nostro olio o irrorato. Con il nostro olio extravergine d'oliva. Non c'è l'olio. Con lo stesso procedimento abbiamo fatto anche la pasta, queste conchiglie qua, abbiamo messo tutti gli ingredienti, stessa cosa, in più non è vero perché abbiamo fatto questi pomodorini, li abbiamo fatti cuocere in forno a 180 gradi barra 200 con perfetto. Olio, sale, pepe, basilico e qualche spicchio di aglio. Ok, insomma, loro hanno capito sicuramente anche perché e poi hanno... abbiamo completato il piatto con la ricotta salata. Giusto, la casatrice Giacomia, giusto per guarnire il piatto, i piatti. Ma assaggiamo. Sì, subito, anche perché per chi se l'è persa praticamente può sempre seguirla sulla nostra pagina azienda Balsamo Francesco perché la metteremo sempre lì. Allora, cosa assaggi prima? Assaggio prima questa bruschetta, la pasta perché deve essere... una cosa buona. Vabbè, ok. Allora, siamo qui pronti per la nostra ormai conosciutissima prova assaggio. Ovviamente, non prima però, di aver dato un bacio alla mia signora. Buon appetito! Buon appetito. Qua c'è da spiegarlo. Che sì, ma ragazzi, allora, ben mangiata. Si sentono i pomodorini, il patè. Ora papà l'assaggia. Carmela, attenta, papà la mangia. No, no. Nel frattempo tu assaggi la bruschetta, io finisco questa e poi vado di pasta. Mm-hmm. Allora, dove le mani perché? Cos'è successo? La dico. Ok, io nel frattempo spiego. Sì, l'amica Francesca ci chiede di interagire
vediamo cosa ha da dirci, magari accettiamo qui. Aggiungi. Vediamo cosa succede. Si dovrebbe dividere lo schermo. Velocissima connessione, non riuscita. Se qualcuno di voi volesse interagire con noi, così come aveva fatto Francesca Bonanno, noi siamo qua così, giusto per scambiare due chiacchiere, però diciamo sempre che chi vuole interagire compare nella diretta, quindi se qualcuno si vergogna così, certo, non lo faccia. Poi mi è arrivata una richiesta, allora quando capita lo facciamo con piacere. Ma allora, nel frattempo stavo spiegando un po' il sapore. Sì, vai, vai, io la massima stagione. E poi, bruschetta e pasta, diciamo il sapore è quello. Vai. Allora, innanzitutto si sentono tutti i sapori proprio dal pomodoro, alla ricotta, alle olive, cioè proprio un mix di sapori abbastanza delicati, ma anche con carattere, secondo me. È un piatto freddo, fresco. Si può, le bruschette fatte prima, fredda. Sì, poi col pane nero di Castelvetrano, dico pane nero di Dumnetti. Vabbè, diciamo che è la bruschetta. Il pane fa la sua, è giusto. Giusto, il pane della bruschetta è, insomma, il pane di paese, si chiama così. Di Castelvetrano. Vabbè, in questo caso sì. Vabbè, ma lo sanno, lo sanno. Non lo so. È conosciutissimo, quindi molti lo sanno, è giusto. Sì. Sono per gli amici del nord. Sì. No, ma penso che sia conosciuto. Sì. Comunque, è buonissima, ve la consiglio pienamente. Assaggio la pasta. Sì, no, la strada seconda è che c'erano i nostri bambini e frattempo stavano assaggiando. Io vado con la pasta, anche se sono a dieta, però a corto di carboidrati, per loro lo devo fare. Sì, un assaggio non ingrassi. Allora, dire stupenda e pura. Nel frattempo poi hai mangiato. Allora, io tra bruschetta e pasta, cosa preferisci? Tutte e due. Non c'è una cosa. Io non lo so. Allora, il sapore è quello. Il sapore è quello. Però c'è sto pane, secondo me, ha un valore aggiunto. Perché la pasta è un pacco di pasta. Ma la bruschetta fresca, questa va bene. Ora facciamo una cosa. Chiedo a loro e a chi vedrà il video, perché lo mettiamo sempre sulla pagina, voi siete più per la pasta o per le bruschette in questo caso? Quindi team pasta e team o team bruschette, votate, non vi fate confondere da questa nebbia che stasera aleggia presso casa Balsamo. Dico, non siamo a Milano, che più qualcuno magari che si collega dopo e sente dire andiamo a Napoleone a Milano, dice questi si lamenta tutto il tempo e poi si è andato a fare la vacanza in Lombardia. Non è così. No, la nostra cucina è quasi. E infatti, abbiamo sempre questa cucina e stasera invece c'è un po' di nebbia, abbiamo dei problemi tecnici, ma stiamo risolvendo tutto e a breve, visto il grande successo che stiamo ottenendo, noi diciamo, troveranno cose nuove. Basta, non mi fare. Faccio vedere nel frattempo lo bruschetto, perché è giusto. Okay. Secondo me noi possiamo congedarci per stasera, anche perché abbiamo fame e dobbiamo mangiare. E niente, noi vi auguriamo una buona serata, una buona cena e un buon inizio estate, perché oggi c'è il solstizio d'estate, quindi abbiamo 21, comincia l'estate. Non siamo felici, no? Noi non siamo felici, però è giusto, l'estate deve pure arrivare. Dopodiché, io, mettendoci la faccia, ovviamente sempre, vi garantisco, insieme a voi, questi piatti, perché il nostro olio si regge una lima, le nostre olive la fanno da padrone in tutto quello. Infatti, anzi, colgo l'occasione per dire a chi vuole mandarci le foto con i piatti che noi facciamo insieme a voi realizzati, per a noi fa sempre un immenso piacere, perché molti di voi con WhatsApp mandano delle foto che a noi ci riempiono il cuore di gioia, perché vediamo che allora sono abbastanza apprezzati. Niente, dopo questa perla di rosi, io posso chiudere, noi possiamo chiudere il video dandovi appuntamento al prossimo video o alla prossima diretta da Francesco Balsamo. Per questa sera è tutto, vi auguriamo una buona serata, una buona notte, ci vediamo presto. Buonasera.